dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Gesù reagisce con parole forti e chiare. Non tollera questo, perché quegli scrivi, forse senza accorgersene, stanno cadendo nel peccato più grave: negare e bestemmiare l'amore di Dio che è presente e opera in Gesù. La bestemmia è il peccato contro lo Spirito Santo. È l'unico peccato imperdonabile, così lo dice Gesù, perché parte da una chiusura del cuore alla misericordia di Dio che agisce in Gesù.